Stresa il 7 maggio in comune ad Arona, prima riunione con Angelo Miglietta, neoconsigliere per la ricostruzione. Sarà effettuata domani all'ospedale maggiore di Novara l'autopsia sul corpo di Sonia Solinas per Ferrari, esame esterno. Il sindaco di Stresa a Genova per discutere del piano di un presidio fisso della Guardia Costiera sul Lago Maggiore. Verbania studia un percorso condiviso per aiutare imprese e commercianti a sostenere le spese TOSAP. C'è tempo fino all'8 maggio per iscriversi ai mercatini di Natale di Santa Maria, in programma dal 9 all'11 dicembre. Nel turno infrasettimanale di eccellenza il derby tra Baveno e Verbania si è chiuso con un pareggio 1-1. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. Allora, il 23 maggio sarà tra meno di un mese e quella è la data in cui coincide il primo anniversario della tragedia della funivia di Stresa. A livello giudiziario vi abbiamo già riferito tante volte del lavoro degli inquirenti che sta andando avanti per accertare le cause di questa tragedia costata la vita a molte persone. Intanto a livello logistico si lavora per ridare vita a questa infrastruttura, un primo importante passo in programma per il 7 di maggio. Angelo Miglietta, il consigliere designato a inizio mese dal ministro del turismo Massimo Garavaglia ad occuparsi del processo di ricostruzione della funivia del Mottarone, sarà il prossimo 7 maggio ad Arona. Alle 11 del mattino è in programma un incontro con gli amministratori locali e questo è il primo confronto sul tema. È infatti la prima volta che il consulente ministeriale, prorettore dell'Università IULM di Milano e che in passato si è occupato anche della funivia Skyway del Monte Bianco, arriva sul territorio per confrontarsi con gli amministratori locali. La riunione propedeutica all'avvio del progetto di rinascita della funivia stresiana, a cui guardano con particolare interesse i titolari delle attività economiche del Mottarone. Sarà l'Aula Magna del Comune di Arona ad ospitare la riunione. A far rimbalzare oggi la notizia da Roma al VCO al Novarese è stato il parlamentare assessore aronese Alberto Gusmeroli. Alla riunione sono stati invitati il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e i suoi assessori Fabrizio Ricca e Marco Gabusi, competenti sul tema. Certa anche la presenza dei sindaci di Stresa e Omenia. Il tavolo è stato allargato anche ai rappresentanti delle attività economiche del territorio. Il 7 maggio ad Arona avremo tutti i protagonisti della futura nuova funivia del Mottarone, un'opera innovativa, panoramica, simile alla Skyway del Monte Bianco, così almeno nell'intendimento del ministro del turismo Massimo Garavaglia, che ha nominato il professor Angelo Miglietta come consulente per questa importante opera. Perché è importante che questa opera non sia solo un mezzo di trasporto da Stresa alla cima del Mottarone, ma sia un veicolo turistico, di incamin turistico, un punto di riferimento per tutto il territorio del Lago Maggiore, del Lago d'Orte e dell'Ossola. Ovviamente per fare questo bisogna fare squadra, ecco perché ci troveremo ad Arona dopo un percorso che è partito con l'approvazione dell'ordine del giorno della Lega mia prima firma, con cui si è fatto partire tutto l'iter di quest'opera, poi successivamente la nomina del consulente e adesso questo importante incontro. Si svolgerà venerdì mattina, dunque all'ospedale maggiore di Novara, l'autopsia sul corpo di Sonia Solinas, la donna uccisa con due coltellate nella sua abitazione di Dormelletto. Previsto un esame esterno e controlli ematici invece sul cadavere di Filippo Ferrari, il compagno della donna che, secondo la ricostruzione sin qui fatta dai carabinieri, si è suicidato lanciandosi da un ponte dopo aver ucciso la donna nella zona di Cossogno. Proseguono intanto gli interrogatori del nucleo investigativo dei carabinieri per comprendere il movente dell'omicidio, fatto che ha sconvolto la comunità di Dormelletto. Il sindaco, che vediamo nelle immagini, Lorena Vedovato, ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dell'esequio.
A Genova si è discusso di come ampliare il servizio di pattugliamento delle acque del Lago Maggiore da parte della Guardia Costiera, servizio che sapete avviene già durante la stagione estiva e si vuole appunto ampliarlo a tutto l'arco dell'anno. Noi sindaci della Riviera del Lago crediamo nell'importanza del progetto e speriamo che per il 2023 possa diventare realtà. Il sindaco di Stresa Marcella Severino ha incontrato a Genova alla Capitaneria di Porto l'ammiraglio della Guardia Costiera Sergio Liardo e il capitano di corvetta Fabio Melis. Abbiamo parlato del progetto di avere un presidio fisso della Guardia Costiera sul Lago Maggiore, commenta Severino. Non sarà possibile già nel 2022, quando avremo la presenza solo per la stagione estiva, ma per l'anno prossimo speriamo di riuscirci. Tra l'altro, spiega la prima cittadina, la Guardia Costiera si occupa dei controlli del pesce a Malpensa e un presidio sul lago potrebbe per loro essere molto più comodo. L'occasione, aggiunge Severino, è stata anche quella di un interessante confronto con il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, per parlare delle nostre realtà per certi versi simili. La Guardia Costiera garantisce la sicurezza sul lago nella stagione estiva con controlli e interventi di soccorso. Negli ultimi anni ha avuto la base a Solcio di Resa. Ed ora uno sguardo sui dati del Covid, perché sono 3.718 i nuovi casi di Covid in Piemonte nell'aggiornamento quotidiano pubblicato sul sito della regione. Il tasso di positività ora è del 12,4%, con un esito di quasi 30.000 tamponi diagnostici, di cui 27.163 test antigenici. In calo, meno 20 ricoveri nei reparti ordinari, che ora sono in tutto 785, mentre in terapia intensiva i pazienti sono 19, vuol dire uno in più rispetto alla giornata di mercoledì. Per quanto attiene i decessi, nelle ultime ore se ne contano 3. E ora invece siamo alla pagina amministrativa, perché mercoledì sera a Palazzo Flaim è tornato a riunirsi in presenza il Consiglio Comunale di Verbania. In primo piano l'aiuto che il Comune vuole dare alle attività economiche della città nel post-pandemia. Sentiamo. Un percorso condiviso per aiutare imprese e commercianti lo ha proposto il sindaco Silvia Marchionini ieri sera in consiglio comunale in seguito alla discussione sulla tassa di occupazione suolo pubblico. Il gruppo Verbania Futura aveva proposto di esentare fino a dicembre dal pagamento, utilizzando l'avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro. L'amministrazione comunale di Verbania, tra i pochi comuni a farlo, aveva deciso a inizio marzo di prolungare fino al 30 giugno l'esenzione del pagamento dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico utilizzando fondi comunali, nonostante la fine dell'emergenza dovuta al coronavirus, spiega Marchionini. La prima cittadina ha proposto ai consiglieri di trovarsi entro 10 giorni per delineare un percorso condiviso che attivi possibili ulteriori interventi e sgravi per i prossimi mesi, anche come richiesto dall'associazione di categoria dei commercianti. Sempre per affrontare la situazione in evoluzione legata al post-pandemia e rincari delle materie prime e delle bollette energetiche, chiederò nei prossimi giorni un incontro con l'associazione di categoria per confrontarsi anche con loro sui quali aiuti il Comune nei suoi limiti e compiti può dare, conclude. L'assessore al bilancio Anna Bozzuto ha presentato il rendiconto di gestione 2021. La pandemia, ha detto, ha condizionato pesantemente anche il 2021, aggravando le disuguaglianze con conseguenze sociali ed economiche ancora pesanti. Ciò nonostante, i conti si sono chiusi tutti con il segno più e la situazione dell'ente è solida. Abbiamo cercato di tenere insieme emergenze e attività ordinarie. L'avanzo del 2020 e le entrate dal Governo hanno permesso di chiudere con esito positivo, anche grazie all'esito felice del bando di rigenerazione urbana da quasi 20 milioni di euro, che pone le basi per opere che cambieranno il volto della città. L'esito del bando testimonia anche la grande capacità progettuale, prosegue Bozzuto, operativa del Comune, anche se le difficoltà economiche e sanitarie non sono ancora finite e si aggiungono quelle della guerra in Ucraina. L'avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro, ha commentato il capogruppo di Verbania Futura Gian Domenico Albertella, un buon tesoretto che potrà essere utilizzato in favore della città. Dai crediti dubbi esigibilità emerge la sofferenza nel pagamento della Tari. Bisognerebbe contenere i costi a carico degli utenti. Siamo a disposizione per un confronto. E anche il parlamentino di Casale Cortecerro si è riunito in assemblea mercoledì sera. Anche in questo caso, tra gli altri punti, è stato approvato il rendiconto finanziario 2021. Consiglio comunale ieri sera a Casale Cortecerro per approvare il rendiconto relativo al 2021 e per liberare subito l'avanzo di amministrazione pari a 250.000 euro.
Questi soldi saranno immediatamente utilizzati dalla Giunta Pizzi per una serie di interventi sull'edilizia popolare, sul miglioramento della viabilità e l'ulteriore messa in sicurezza degli edifici scolastici. I primi 105.000 euro, spiega il primo cittadino, serviranno per il rifacimento di tutti i serramenti delle case Furter, un edificio di proprietà comunale dove vivono delle famiglie con difficoltà economiche e che necessitava da tempo di un intervento di manutenzione straordinaria che ora siamo soddisfatti di poter realizzare nell'ottica anche dell'efficientamento energetico dello stabile. Circa 90.000 euro invece serviranno per importanti migliorie alla viabilità su tutto il territorio casalese, nel centro e nelle frazioni. Ci saranno nuove asfaltature, cordolature e la realizzazione di nuovi posti auto. L'ultima parte dell'avanzo di amministrazione invece sarà destinata all'edilizia scolastica. 55.000 euro, precisa l'assessore ai lavori pubblici Gabriele Falcioni, per la messa in sicurezza delle scuole, in particolare con i vari piani antisismici. Continuiamo dunque nella nostra missione, che è quella di migliorare le scuole cittadine. Ogni anno l'amministrazione destina importanti risorse proprio in questa direzione. Ed ora invece parliamo dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Manca ancora diverso tempo, mancano diversi mesi, però scade tra pochi giorni il termine per la preadesione, perché Comune e Proloco hanno già cominciato a lavorare. Vediamo. Mancano ancora 8 mesi, ma già fervono i preparativi per la nuova edizione, la 23ª, dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in programma dal 9 all'11 dicembre. 3 giorni di festa, un appuntamento fisso per i numerosi appassionati che tornano ogni anno in Valle di Gezzo. Ma i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, particolarmente apprezzati per l'alta qualità dei produttori e artigiani presenti, richiamano anche, edizione dopo edizione, moltissimi nuovi visitatori provenienti da tutta Italia. La macchina organizzativa di quello che è uno degli eventi di maggiore successo di tutto il Verbano Cusiosola richiede tuttavia tempi lunghi di pianificazione. D'altra parte, questi della Valle dei Pittori sono considerati i mercatini tra i più grandi e amati d'Italia. Per questo Comune e Proloco hanno dato ora l'avvio alle fasi di preselezione per gli aspiranti espositori, che saranno aperte online fino a domenica 8 maggio. Per maggiori informazioni, mercatinidinatale.santamariamaggiore.info. Cambiamo decisamente argomento. Il Piemonte ha accolto finora 9.794 persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Lo rende noto la regione, che ha messo a punto un piano straordinario proprio per l'accoglienza, fra l'altro raccogliendo la disponibilità delle famiglie a offrire ospitalità nelle proprie case. Al momento i nuclei familiari che hanno offerto questa possibilità ai profughi in Piemonte sono 4.877, ma sono già 8.633 gli ucraini alloggiati presso famiglie piemontesi, mentre 483 sono stati accolti nelle strutture della protezione civile e 678 nell'ambito dei CAS. In tutto sono già stati inseriti nelle scuole del Piemonte 1.617 bambini e ragazzi ucraini. Le scuole ospitanti invece su scala regionale sono 1.209, quelle che hanno validato la frequenza dei piccoli profughi 665, vale a dire il 55% del totale. La Fondazione Compagnia San Paolo contribuirà con 700.000 euro attraverso il bando Traiettorie Solidali, lanciato in coordinamento con la Regione Piemonte. Obiettivo: collaborare al sostegno dei minori e delle loro famiglie, destinando però risorse a soggetti della società civile che siano attivi nell'accoglienza e nella coordinamento, oltre che nell'orientamento dei profughi ucraini arrivati sul territorio della regione Piemonte. E anche di questo parleremo nel prossimo servizio, perché un bando, anzi due, della Fondazione Comunitaria del BCO si occupano proprio dell'accoglienza dei profughi. E con questo argomento siamo arrivati al consueto spazio del giovedì con Donare per Crescere, lo spazio, sapete, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del BCO, con il Presidente. Cominciamo a parlare dei 3 nuovi bandi promossi in questi giorni. Tutti e 3 questi bandi tengono presente
un tema particolare. Quest'anno, 2022, è stato proclamato dall'Unione Europea l'anno europeo dei giovani. Quindi in tutti i nostri bandi cercheremo di privilegiare quei progetti che vedranno i giovani come soggetti o oggetto di queste iniziative. Quindi questa è la prima caratteristica. Per quanto riguarda i bandi, due sono classici, piccoli progetti, che riguardano quegli enti no profit che hanno entrate annuali inferiori ai 20.000 euro, però quest'anno l'abbiamo esteso anche ai comuni che hanno meno di 2.000 abitanti. L'anno scorso erano comuni meno di 1.000 abitanti e abbiamo anche aumentato il contributo. Si può arrivare al 50% del costo del progetto fino a un massimo di 4.000 euro. Il bando sociale, lo dice la parola stessa, è rivolto a tutti coloro che si impegnano, che hanno dei progetti per venire incontro al disagio giovanile, degli anziani, dei disabili, insomma a tutto quello che riguarda il problema sociale della nostra comunità. La novità è il For Founding, vero? Sì, per la prima volta abbiamo pensato di vedere se possiamo far nascere dei progetti. Molto spesso si rivolgono gli enti, le associazioni alla fondazione per chiedere un aiuto alla raccolta fondi e noi spesso facciamo quella che è la premialità, cioè diamo un contributo in base alle donazioni. Bene, quest'anno abbiamo detto facciamo una cosa diversa, presentateci un pre-progetto. Se questo pre-progetto ci convince, noi appoggeremo il vostro progetto. Devono essere progetti con un minimo di spesa di 10.000 e un massimo di 40.000. Noi diamo un contributo pari al 50%, quindi 5.000 o 20.000, però lo diamo sulla base della raccolta che voi fate. Facciamo il punto relativamente a quello che è il progetto di accoglienza dei profughi ucraini. Beh, noi da questo punto di vista abbiamo due raccolte fondi. Una è quella che è partita per prima e che è stata promossa dal comune di Domodossola attraverso il fondo Domo Solidale, che aveva un obiettivo, raccogliere 20.000 euro, sta per raggiungerlo. In questo caso noi daremo un contributo del 50% rispetto a questi 20.000. In più il comune attraverso questo fondo ha già stanziato altri 20.000. Quindi alla fine potrebbe esserci un tesoretto di 50.000 euro per iniziative che saranno destinate soprattutto in Ossola. Recentemente abbiamo istituito invece un fondo grazie a un contributo di Fondazione Cariplo che invece riguarda tutta la provincia e questo fondo ha già disponibili 50.000 euro messi a disposizione di Fondazione Cariplo, 5.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione dal Fondo Vita Vitalis e 30.000 euro che abbiamo già raccolto soprattutto tra alcune importanti aziende della nostra provincia. Ecco, questa parte di contributo verrà raddoppiato, quindi diciamo che tra i due fondi abbiamo già a disposizione circa 100-110.000 euro. E noi voltiamo pagina, andiamo a Dormelletto, Dormelletto che in questi giorni è arrivata alla ribalta delle cronache nazionali per un fatto appunto di cronaca, però sempre in questi giorni ha voluto celebrare anche un fatto di storia, ovvero i partigiani fucilati il 26 aprile del 45. A Dormelletto il 26 aprile sono stati ricordati i tre partigiani uccisi il giorno dopo la fine della guerra. Alberto Ramelli di Sesto Calende era all'incrocio delle tre strade, le forze nazifasciste lo incontrarono. Purtroppo era armato di una pistola e le SS decisero di fucilarlo. Ramelli era fidanzato e la sua ragazza attendeva un figlio da lui. Era presente Don Luigi Madonnini, al quale prima dell'esecuzione fu consentito di confessare il partigiano. I tedeschi non lo risparmiarono, lo sventagliata del mitra e cade a terra ai lati della statale 33 del Sempione. 3 chilometri più a nord, all'accesso di Vilatesio, caddero altri due partigiani, Riccardo Imovilli e Camillo Donetti, entrambi di Arona. A Milano si stava celebrando la liberazione e vi erano confluiti i partigiani. Le squadre della Stam stavano scendendo dal Verbano verso Milano per rallentare la loro marcia ed evitare che andassero ad ostacolare la manifestazione dei partigiani. I due tagliarono degli alberi e li posarono per traverso sulla strada statale per rallentare la discesa dei nazifascisti. I due partigiani erano armati, fattore che indusse il nemico a fucilarli. Così entrambi caddero sotto i colpi delle mitragliette, ove è stato posto il cippo. Chi era Camillo Donetti? Lattaio, ma soprattutto gelataio. A lui, ricco di idee e di imprenditorialità, si deve l'invenzione brevettata del gelato tra due biscotti con all'esterno l'immagine di personaggi di fumetti, il Camillino, successivamente lanciato sul mercato internazionale della Motta.
Ed ora invece parliamo della manifestazione che si è svolta nel passato fine settimana a Maggiora. È stato il campionato di mountain bike delle Penne Nere organizzato dagli alpini di Omegna e di Maggiora. Non li ha fermati nemmeno la pioggia, che soprattutto sabato è scesa copiosa, ma non ha impedito agli alpini di dare vita alla prima parte della manifestazione organizzata dalla sezione Cusio Omegna e dal gruppo alpini di Maggiora della quinta edizione del campionato italiano di mountain bike. Cerimonia solenne con la partecipazione della provincia di Novara, dei sindaci del Borgo Manerese e soprattutto di quasi una quarantina di delegazioni delle sezioni di tutto il nord Italia e degli Abruzzi. Rinviato per 2 anni a causa del lockdown, i campionati italiani si sono regolarmente svolti nel fine settimana. Sabato pomeriggio con l'alzabandiera e l'accensione della fiamma che per 2 giorni ha segnalato l'evento. Sempre sabato, la solenne sfilata preceduta dalla banda Mottarone da parte delle sezioni e la messa solenne presieduta dal parroco di Maggiora, padre Armando Verdina. Domenica la gara, alla quale hanno preso parte ben 266 ciclisti con partenza e arrivo sulla pista Praggiarolo di Maggiora, successo alla fine di Fabio Pasini di Bergamo, che ha fatto registrare il tempo di 1 ora 10 minuti e 47 secondi per completare un percorso che da tutti è stato definito altamente spettacolare. Ha preceduto il favorito della manifestazione, Carlo Manfredi Zaglio di Brescia, che per la verità ha già vinto 3 volte il campionato italiano. Buona la partecipazione dei ciclisti di casa. Il migliore è stato Maurizio Taini di San Maurizio d'Opaglio, del gruppo sempre Cusio Omegna, che si è classificato al 9° posto, mentre Erwin Deini di Domodossola è giunto al 15°. Bene hanno fatto anche Stefano Trisconi della Intra, Giampaolo Sonzini e Matteo Erbetta di Novara, Fabio Calvetti di Domodossola e Danilo Alunno della Cusio Omegna, con Davide Ciocca che ha vinto nella categoria soci aggregati, precedendo Simone Spanò, ambedue della Cusio Omegna. Noi invece siamo a parlare di sport, la pagina sportiva si apre con il calcio perché si è chiuso in parità il match del derby che ha visto sfidarsi Baveno e Verbania. Allora andiamo alla cronaca della partita. Un miracolo di Chiodi al 2° minuto di recupero salva il Verbania, impedisce alla Baveno di ribaltare il risultato. Alla Galli termina 1-1 il derby tra i padroni di casa e Bianco Cerchiati. In cronaca dopo 7 minuti, sinistro di Austoni che termina a lato non di molto all'8°. Tacco di Cerutti, destro di Fodrini, brividi per il Baveno. Al 18° Cerutti sfiora il gol sugli sviluppi di calcio d'angolo, ottimo l'intervento di Poletti. Al 23° il Verbania è in vantaggio, clamoroso errore di Poletti che non riesce a bloccare il tiro senza pretese dalla distanza di Fodrini, la palla che termina nel sacco e il Verbania passa in vantaggio. Nella ripresa è un monologo del Baveno, al 10° vibranti proteste per un fallo di mano in area, il Baveno reclamava per un possibile, anzi probabile, calcio di rigore. All'11° tiro di Romano, palla a fila di palo. Al 19° punizione telecomandata dell'ex Austoni, la palla va a sbattere sull'incrocio dei pali. Il pareggio nell'aria arriva al 28° di Leva, la tocca per ultimo sugli sviluppi di un calcio di punizione e trova l'1-1. Al 47° la parata di Chiodi è davvero incredibile, sensazionale, stile Buffon 2006, salva il risultato sulla botta a colpo sicuro di Romano. Lo stesso Romano al 4° di recupero in contropiede ha la palla giusta, se la porta sul sinistro, conclusione però centrale facile questa volta per Chiodi. Termina 1-1, entrambe le squadre dovranno cercare la salvezza dai play-out. Ora invece la pallavolo con successo casalingo per 3-0 su Canavese di Volley Vega Rosa Alziora, che si qualifica matematicamente ai play-off nel campionato di Serie C. Gianluca Trantini. Martina De Giorgis, finalmente ce l'abbiamo fatta ad averti in intervista. Senti, bella partita, 3-0 che ci voleva, play-off matematici ed è un grande risultato. Sì, siamo molto contenti, abbiamo giocato bene e adesso appunto siamo matematicamente ai play-off, ci dovremo impegnare agli allenamenti e pensiamo all'ultima partita. Senti Marti, allora la prossima è tosta perché viene comunque una squadra che oggi peraltro ha perso e si deve giocare il discorso secondo, terzo posto, però qua in casa Verbania ha sempre fatto delle grosse prestazioni, quindi insomma ci si può fare bene. Sì certo, noi in casa siamo...
siamo più sicure, giochiamo meglio e quindi faremo il possibile per prendere anche la prossima. Fabrizio Balzano, playoff, dicevamo prima con Martina De Giorgi che sono un grande risultato, il migliore della storia di questa società fino adesso. Sì, con la vittoria di oggi non so ancora i risultati delle prime due, sicuramente siamo almeno terzi, quindi anche nella griglia dei playoff dovrebbe essere. Adesso vediamo i risultati delle altre stasera e vediamo come va l'ultima giornata, che vabbè, abbiamo una partita importante, dura, però in casa nostra vediamo di rendere i 3-0 che abbiamo subito a casa loro. Senti, poi playoff chiaramente un risultato, come detto, molto bello, molto importante. Questa squadra come li affronta? Magari libera, tranquilla, diciamo così, le favorite per salire all'inizio potevano essere altre, però c'è anche Verbania e vorrà dire il suo. Sì, la nostra speranza è questa, dello staff, nel senso che siamo arrivati, l'obiettivo che dovevamo raggiungere l'abbiamo fatto, adesso ce li giochiamo con serenità, cercando di vincere più partite possibili e vediamo al 4 di giugno a che punto siamo. Era questo l'ultimo servizio, non ci sono aggiornamenti, per questi vi rimando al nostro sito vcazzurratv.it, poi ci sono le pagine social. Grazie per essere stati con noi, naturalmente buon proseguimento con i nostri programmi.